giovani. Grazie. Ha facoltà per un minuto e mezzo l'onorevole Panzeri. Grazie Presidente. Al di là del nostro sdegno e del cordoglio, dobbiamo dire che l'attacco di Sousse, il secondo nell'arco di pochi mesi, ha sortito un primo importante effetto: l'entrata in vigore di nuovo dello stato di emergenza. Possiamo considerare questa decisione come una decisione necessaria, ma è bene sapere che ciò mette in evidenza due precisi problemi. Il primo riguarda un quadro ancora di insicurezza esistente nel Paese che può destabilizzare seriamente il futuro della Tunisia. Il secondo è che il rischio dello stato di emergenza produca un abbassamento dei diritti civili e ciò non è positivo per lo sviluppo democratico e il consolidamento del processo di transizione. In questa situazione abbiamo dunque bisogno di un impegno teso a consolidare la democrazia, soprattutto perché il Paese conosca una stagione di sviluppo e crescita economica e sociale, l'unica strada per sconfiggere il terrorismo. Ed è decisivo il ruolo dell'Europa, lo abbiamo già indicato in diverse risoluzioni del Parlamento, tuttavia oggi bisogna fare di più, molto di più. Serve per la Tunisia un intervento più appropriato. Lei, commissario Hahn, ha parlato di programma ambizioso, ma non siamo ancora, purtroppo, ambiziosi. Serve un sostegno finanziario identico a quello che abbiamo fornito all'Ucraina. Se si vuole essere vicini alla Tunisia, serve consapevolezza su questo nuovo impegno e bisogna comprendere che dal consolidamento istituzionale e democratico dell'esperimento tunisino dipende anche la stabilità della regione e la nostra sicurezza. Grazie. Per un minuto, facoltà l'onorevole Valenciano. E Faristo, Presidente. Grazie Presidente. Innanzitutto vorrei esprimere le mie condoglianze alle vittime e condannare in modo assoluto quest'ultimo tentativo.